Lucky, buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi, buon sabato. Bentornati sul canale delle Rogaie. Torniamo al pivo. Strano, eh? Non ci dà da fare il pivo, no. Va liscio come l'olio. Ci sta facendo un po' dannare. Adesso devo andare un po' veloce che resta impantanato. Ce l'avevo fatta. E purtroppo è rimasto fermo, niente di grave. Però bisogna capire qual è il problema e ripartire. Bisogna aguzzare un pochino l'ingegno, eh? C'è due possibilità: che il pivot si ferma in un posto comodo, che il pivot si ferma in un posto scomodo. Ecco, in questo caso il pivot si è fermato in un posto molto scomodo. Scomodo è o quando è fuori mais, perché sapete abbiamo seminato solo metà pivot di mais, quindi quando si ferma fuori mais è perfetto perché si stava muovendo spento, finché si può arrivare direttamente col trattore. Posto scomodo invece, oppure se si ferma vicino a una capezzagna o a un fosso. Scomodo invece quando il pivot si ferma in mezzo al mais, è impossibile raggiungerlo. Questo è il caso. Però sto facendo la strada esterna, ok, dai campi non lavorati. Sono riuscito ad arrivare davanti al pivot, praticamente il pivot è lì, con l'unica difficoltà che c'è questo fosso da superare, che è pieno d'acqua ovviamente, e quindi adesso è facile perché salto e via. Qualora dovessimo tornare con la trasmissione diventerebbe un po' complicato passare da qua. L'alternativa è farsi a piedi tutto quanta la campagna del mais praticamente. Bene, non so se siamo contro sole, non so se vedete che c'è un po' di lago di acqua, perché appunto il pivot è andato, è stato acceso un po' di ore fermo nello stesso posto e quindi ha fatto un lago intorno a lui. Avevo già pensato che c'era il fosso, allora mi sono portato la scala perché la pensavo di buttarla così da poterci camminare sopra e passare il fosso. Pronti? E via. Ponte costruito. La terra è un po' bagnata, eh? Più ci avviciniamo al pivot, ovviamente, peggio è. Perché è successo questo? Allora, il pivot ha degli allarmi che funzionano, perché quando l'abbiamo aggiustato abbiamo fatto un bel lavoro. E si spenge per tre motivi, diciamo: un calo di pressione repentino, quindi ad esempio si spenge la motopompa, si spenge anche il pivot, così smette di andare avanti. Secondo motivo per cui si spenge è il disallineamento, quindi il pivot capisce che è storto per diversi motivi, allora si spenge l'avanzamento e si spenge anche l'acqua. Oppure terzo motivo per cui si può spengere è che salta un termico, quindi una delle ruote sta facendo uno sforzo eccessivo sul motorino, fa scattare il termico, allora si ferma l'avanzamento e si ferma anche l'acqua. In questo caso invece non si è fermato l'avanzamento e non si è fermata l'acqua. Questo ci ha fatto capire che il problema era sull'ultima torre, che è quella che prende il segnale diretto, e se l'ultima torre non parte, nessuna delle altre torri parte, quindi il problema del disallineamento non si pone perché il pivot resta dritto, è solo fermo. E il termico non è saltato, quindi termici non sono saltati, disallineamenti non ci sono stati, cali di pressione non ci sono stati, il pivot non si è spento. Allora, e siamo qui, adesso chiamo Uva e sentiamo se il problema è o su questo motorino, che è quello appunto che gli arriva il segnale della corrente e fa partire le ruote, o se invece il problema è una delle trasmissioni che fa girare le ruote. Ce ne sono quattro, abbiamo quattro ruote, quindi quattro possibili trasmissioni rotte o il motorino. Only check. Per ogni lavoro c'è un outfit adeguato e io sono convinto che in queste situazioni qui venire scalzi sia la soluzione migliore, perché è talmente tanto il pantano e l'effetto a fondo che qualsiasi scarpa ti si bloccherebbe lì e te non riusciresti più a camminare. Invece scalzi e si riesce a lavorare bene. Tanto non è che c'è da fare un granché di cose strane. Buba! Sì! Manda avanti! Oh! Oh!
Allora, fa un gran casino e non gira niente. Quindi potrebbe essersi rotto proprio il motorino. Proviamo a mandarlo indietro. Vediamo se... Oh! Si è mosso. Venendo indietro, si è mosso il motorino. Quindi forse prima faceva col verso di non muoversi perché c'era la trasmissione piantata. Allora, ora riproviamo ad andare avanti e vediamo se il motorino gira. Il motorino un pochino gira, poi si pianta. Comunque il problema potrebbe essere dentro al motorino oppure una trasmissione che è piantata, però quale delle quattro? Essendo che gira veramente poco, non lo si capisce tanto bene. Prova a riandare avanti. No, però dobbiamo andare un po' più lesti. Buba! Dobbiamo andare un po' più veloci. Allora, devi mettere... Oh! Oh! Madonnina, che casino. Metti sicurezze escluse. Metti marcia indietro. Escluse o incluse? E escluse. E indietro. E poi marcia. Ora voglio vedere se c'è una trasmissione che non va. Hai messo marcia? Sì. Posso chiamare quella davanti. Oh! 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 Allora, queste due trasmissioni, quel poco che il motorino ci permette, hanno girato. In cuor mio spero che sia un motorino, perché è molto più leggero e molto più facile da spostare rispetto alla trasmissione. Ha fatto un po' di acqua, ragazzi. Adesso siamo andati indietro, quindi proviamo ad andare avanti e vediamo se le trasmissioni girano, vai! Oh! Allora, quel poco che ci permette, girano. Le quattro trasmissioni girano. Pochino, ma si vede che girano. Quindi io credo sia il motorino che arriva a un certo punto che si intoppa. Quindi cambiamo il motorino, dai, e poi vediamo. Ci portiamo gli attrezzi in questo sacchetto. Buo prende il motorino, è leggero. Oh, solo il riduttore è leggero, se ci fosse stato anche il motore attaccato era più noioso. Martello, perché il martello serve sempre. Chiavi, martello, pappagallo, svito, dovremmo avere tutto. Tiri, tiri. Io ho tolto le scarpe, eh? Io ce l'ho. Ascolta, va così, fa così. Fa il giro? Tanto per bagnare. Io che sono scalzo vado nel bagnato, perché sennò la terra secca mi dà fa. Faccio male. Due fortune abbiamo avuto. La prima è che... Tre fortune abbiamo avuto. La prima è che siamo abbastanza vicini. La seconda è che il motorino invece che la trasmissione. E la terza è che è mattina. Quindi è fresco. Questa stessa operazione alle 2 del pomeriggio. Non mi ci fare pensare. Peggio la sera alle 6-7 c'è tante di quelle zanzare che ti mangerebbero vivo. Invece a quest'ora, come si lavora bene. Sono quasi contento, guarda. Affonda? Allora. Step. Primo step. Sganciamo i cardani dal motorino. Secondo step, svitiamo questi quattro bulloncini e attacchiamo il motorino nuovo e riattacchiamo i cardani. Sembra facile.
Vengono bene? Questa sì. No, anche. Vai. Ma te l'avevo allentati prima, A posto. Allora, no, aspetta però, Prima si sganciava o prima lo svitiamo? Svitiamo questo, poi si sgancia là. Sì, uno è la rete. Però ci viene giù anche il motore. Quando? Quando togliamo questi quattro, il motore viene giù. No, sono tutti questi. Questi si stanno reggendo. Sì, quando li togliamo il motore viene giù. Forse era più comodo cambiare il motore allora. Abbiamo tolto il coperchio per lavorare meglio. In poche parole, noi dobbiamo svitare queste quattro viti che reggono tutto il motore riduttore. E quindi non è come dicevo io che si toglie le quattro vitine e si sostituisce, perché quando io tolgo questi e le quattro vitine e tolgo il riduttore, il motore chi me lo tiene? Quindi in realtà bisogna smontare e smontiamo subito queste quattro, così ci appoggiamo tutto il motore riduttore qua su e lavoriamo orizzontale invece che verticale, alla fine è anche più comodo. Buba svita e io lo tengo. Da fuori. Lascia anche la piastra. Sono avanti. Ci è venuto in mente che facciamo la prova del 9 quasi quasi prima di stare a cambiare tutto. Accendiamo così il motorino e se senza lo sforzo delle trasmissioni girano bene, a posto. Il problema è una trasmissione. Se invece anche in questa circostanza fa cracca, è rotto questo, siamo sicuri al 100%. Escluse, avanti e marcia e vediamo un po'. Oh! Avete visto? Rivai? Rivai? Faccio vedere meglio alle persone che ci seguono su YouTube. Vai? Sì. Avanti, marcia. L'ha messo. E perché non va? Sicurezza esclusa. Ecco. Sì, sto già escluso. Avete visto? Sì, motore va, ma questo non gira. Vai. Puoi tornare, si smonta e si cambia. Siamo fortunati davvero allora, perché in teoria questa prova qui la si fa appena torti i cardani, prima di stare a staccare tutto. Perché se avesse girato, uno attacca prima al cardano di destra e vede se quelle due ruote vanno. Attacca al cardano di sinistra e così intanto capisci e ti ritrovi solo a ragionare con due trasmissioni e poi cerchi di capire di quelle due qual è quella rotta. E se questo avesse girato noi avremmo dovuto rimontarlo. Invece siamo stati fortunati. La quarta fortuna della mattinata nella sfortuna generale. Ecco. Vai, togli. Oh, fermo. Ora è fondamentale, ecco, non perdere questo. Allora, questo me lo metto in tasca perché non va perso. Questo motorino ce lo teniamo, ora io svito questi due, ti tieni il motorino, io svito questi due, montiamo quello nuovo, ci fa comodo avere la piastra e proviamo a rinfilare. Senti? Questo non va bene. Rimontare è semplice ragazzi, basta fare quello che abbiamo fatto prima all'incontrario.
Dai, vengo di qua. Ecco, bravo. Vai un po' più su. Vai, oh. Come mai sbucano così poco? Sbucavano poco? Erano boccati e basta? Si era avvitati così, sì. Abbiamo finito, ragazzi. Uva mi richiama. Chiamiamo Buba. E vediamo se tutto funziona. È stato piacevole, guarda, si è fatto poca fatica, abbiamo sudato poco, ma perché era mattina. Vai Buba, vediamo, avanti! Miracolo! Gira tutto! Funziona, vieni a prendermi! Per riaccenderlo ormai non sto nemmeno a farvelo vedere! Lo sapete meglio di me! Aspettiamo che si gonfi come un pallone! E si può iniziare la vera giornata del lavoro in stalla. Nananin. Purtroppo col sole alto così voi non la vedete l'acqua. Ah già, ci vediamo sabato prossimo. Buona settimana a tutti.